Andrea Lo Cicero, Natalie Caldonazzo, lo scontro su Brett mancata, serpente, furto e finta ferita o l'isola dei famosi 2023, durante la diretta della puntata di lunedì 29 maggio, è scoppiato uno scontro tra Natalie Caldonazzo e Andrea Lo Cicerone. Daniela Secchi e Andrea Lo Cicero e Natalie Caldonazzo si sono scontrati in diretta o l'isola dei famosi. Ilary Blasi ha mostrato loro un video che riassume gli avuti durante la settimana. Il naufrago ha detto alla showgirl arrampicatore sociale, opportunista, finto, solo per citare alcuni dei commenti al vetriolo. L'atmosfera si fece incandescente e i due litigarono. Natalie Caldonazzo e gli insulti di Andrea Lo Cicero. Natalie Caldonazzo ci ha tenuto a precisare e mi ha detto anche capo di casa e figlio di puttanaem. Devi avere il coraggio di dirlo. Alvin la rimproverò, facciamo un bilancio, siamo in prima serata. Ma la showgirl ha continuato a manifestare la sua insofferenza nei confronti di Andrea Lo Cicero. È finto, non riesco nemmeno a guardarlo, mi fa venire voglia di vomitare. Poi Lo Cicero ha spiegato le ragioni di tanto odio prima iniziassimo, hai detto alle persone che stavano in albergo ti succhio la pelle. Una signora di mezza età che dice una cosa del genere dovrebbe solo vergognarsi. Stai zitto. Quando parlo, devi stare zitto. Poi, hai parlato dei miei figli, uno deve nascere. Sei irrispettoso, scortese e un arrampicatore sociale. Ruby, ti comporti male e fai giochi da ragazzi, quante volte sei andato in infermeria per finte ferite? Questo è irrispettoso per coloro che competono. Sono un atleta e sono venuto per giocare. Sei una showgirl fallita, sei lontana da quello che facevi e infatti non fai più niente. Basta rompere le scatole. La showgirl ha accusato il naufrago di bullismo. Natalie Caldonazzo si è detta disgustata dal naufrago e ha replicato punto per punto al lungo sfogo di Andrea Lo Cicero. Mi disgusta. Dire figlio di puttana a una madre è orribile. Arrampicata sociale per me che non ho mai preso un euro da un uomo. Continuo a fare teatro proprio perché non ho le porte aperte. Questo signore, maleducato, non sa che certe cose non vanno dette. Non mi sono mai permesso di imprecare contro di te. Ha messo tutti contro di me, mi fa il prepotente, mi fa schifo. Sta svuotando il mare di Caracoles, specie in via di estinzione. Inoltre, non mi darà nemmeno da mangiare. Da Andrea l'ultima frecciatina, sei un serpente e tale rimani, sei zero.